Prosegue con un grande successo di pubblico la rassegna culturale Pordenone Pensa, organizzata da Circolo Culturale Eurica e Provincia di Pordenone. Giovedì scorso a Fanna erano di scena Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare, e l'inviato di guerra Fausto Biloslavo. In collegamento Staffan de Mistura, vice ministro agli esteri del governo Monti e ambasciatore che segue ancora il caso Marò. Io ho visto con i miei occhi dei militari italiani in azione in Libano, in Bosnia, in Afghanistan, in Iraq. E prima di tutto non posso che dire con orgoglio, avendoli visti da fuori e come gli altri parlavano di loro, quanto efficaci e quanto rappresentativi dell'eccellenza professionale e direi morale italiana, loro sono stati all'estero. Durante l'incontro si è parlato proprio della vicenda dei Marò, oltre che del ruolo dei militari italiani all'estero. Ma diciamo che noi cerchiamo di spiegare all'opinione pubblica che cosa fanno i nostri soldati all'estero. Cercano comunque di intervenire in paesi martoriati dalla guerra, dare la possibilità a questi paesi di tornare soprattutto a vivere, avere una democrazia, un governo. Ma la cosa più bella è quella di riuscire a dare un sorriso a questi bambini che comunque ne hanno veramente bisogno. Fausto, cos'è successo veramente e quale sarà l'esito dei Marò? È successo che purtroppo da oltre 15 mesi due servitori dello Stato che indossavano la divisa italiana facendo il loro dovere sono trattenuti in India. E l'esito sarà probabilmente, ma lo sentiremo anche da Staffan de Mistura, l'inviato speciale che partecipa a questa conferenza, sarà un processo in India e quindi un po' una vergogna, nel senso che Massimiliano La Torre e Salvatore Girone dovevano essere giudicati in Italia. Pordenone Pensa prosegue fino al 13 giugno. Il prossimo appuntamento è lunedì 10 giugno alle 20:30 a Sacile, all'ex chiesa di San Gregorio in via Garibaldi. È di scena una grande donna del blues, Cheryl Porter, per un incontro tra parole e musica. Programma completo della rassegna su pordenonepensa.it.